tabacco che provoca cancro ai polmoni. Abbiamo detto che è un gas radioattivo, quindi risulta cancerogeno e rappresenta un serio problema per la salute pubblica. Infatti il 20% dei circa 30.000 tumori polmonari registrati ogni anno in Italia sono attribuiti al radon. E due sigarette al giorno equivalgono a vivere in una casa ad alta concentrazione di radon. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1988 ha inserito il radon tra gli elementi cancerogeni del gruppo numero 1. L'unico effetto accertato è il tumore appunto ai polmoni, però ancora ci sono studi in corso per dimostrare appunto se provocano tumori anche all'apparato digestivo o comunque causano appunto malattie al sistema immunitario. In realtà i tumori non sono provocati dal radon, ma dai prodotti, prodotti di decadimento del radon, ossia dal polonio, dal piombo e il bismuto. Questi elementi sono allo stato solido e si attaccano appunto al particolato atmosferico, circa 26 isotopi di radon. Ma cosa sono gli isotopi? Sono atomi che appartengono alla stessa specie chimica, ma che hanno un numero di neutroni differente all'interno del nucleo atomico. In natura esistono tre isotopi. Quello che noi comunemente chiamiamo radon è l'isotopo 222, che deriva dal decadimento della serie dell'uranio 238. Il radon 220 è il toro, deriva dal decadimento del torio 232, e il radon 219 altino deriva dal decadimento dell'uranio 235. L'unità di misura del radon è il becquerel per metro cubo, ossia il numero di disintegrazioni spontanee che vengono